fin da piccole le donne sanno già quello che vogliono. Mm-hmm. Matilda, ad esempio, lei fin dall'asilo si vede a fare il medico, nel reparto, con lo stetoscopio al collo. Poi, fra 20 anni, finirà come mia madre, che ha cacciato via di casa mio padre perché non era all'altezza delle sue aspettative. Così ho pensato. Le donne passano la prima parte della loro vita a fare progetti, la seconda a smontarli. Oddio, è la sintesi della mia vita. Quanti anni hai detto che hai? 19. Solo 19? Oh madonna, qui andiamo in galera, andiamo. Quasi 20. Luca, ti senti traumatizzato da quello che è successo l'altra sera? No. No, perché non parli d'altro. Non è che hai bisogno di un aiutino, di uno psicologo, di qualche gocciolina? Non è che lo vai a dire a tua madre? A mia madre? Ma figurati se lo vado a dire a mia madre. Mi raccomando, non lo devi dire a nessuno. Want you. Ora aspetti e mi dici cosa pensi di me. Vuoi che ti dica la verità? Un po' mignot. Stai per dire mignot. T'ho sentito, sai. Anch'io desidero avere un compagno. Non mi adatto facilmente col primo che incontro per strada. Corri, Lucia, corri, Lucia, questo mi ammazza. Ieri sera era molto buio nel locale. Allora? È stata lei. Ah! Oh, scusa. A un certo punto mi hai messo la mano proprio da... No, no. Ha scambiato per te. Quanto porti di piede? 47,5. Me ne fa fare mamma su misura. Oh, credimi, non c'è stato proprio niente fra di noi. Ci vediamo, sì. No. Ma perché hai fatto tutta questa scena? T'ho aiutato a togliertelo di mezzo. L'abbiamo fatto 4 volte in meno di 2 ore. Quante? Ciao! Beh, una donna bloccata emotivamente. È un blocco di ghiaccio. Toccami come l'altra sera. Che invece ti rimetto a posto la stanza, io quello lo so fare bene. Me l'ha regalato un amico. E chi è questo amico? Uno con cui mi piace parlare. Sarà un amico del figlio. Ma che dici, suo figlio grande c'ha 8 anni. Nipote? Chiamalo nipote. I just wanna make love to you, love to you. Sei bella, sei un fiore, sei rilassata. Ti piace, eh? La cervicale! Io non so chi sia questo, ma questo, non lasciartelo scappare perché ti fa bene. Te capisco molte cose. Anch'io. Io lo sapevo che prima o poi sarei finita male presso te. Mamma! Mamma! Ma me ne vado. Il sesso non ti fa capire niente. Però qualche indicazione la dà. Avvi pazienza, dai. C'è il freno in mano. È filato nel rene. Non c'è stato proprio niente fra di noi. Ci rivediamo, sì. No. Vai. Maria. Lucia è una donna dura che non riesce ad aprirsi al mondo. Fatta eccezione per questa sua amica. Uno sfogo anche per lei, per puntare il dito, rimproverare questa donna che è completamente diversa da lei. Forse questo la libera, la fa sentire anche un essere umano migliore. Te lo ricordi o no di tutte le volte che ti ho salvata? Ma perché hai fatto tutta questa scena? Ma perché mi ha scambiato per te? T'ho aiutato a togliertelo di mezzo. Tu resti. Ti piace, eh? La cervicale! Nell'arco di questa storia naturalmente c'è qualcosa che spettina la vita di Lucia. La cosa più inaspettata, ovvero un uomo lontano da tutti i canoni possibili, immaginabili per una donna della sua età, cioè un ragazzo. Però è pieno di sorprese. Io ho una mia teoria sulle persone che mettono sempre in ordine. Fanno ordine fuori, così non si vede il casino che c'è dentro. Maria, capelli biondi, i riccioli. È sempre un po' così, cammina sempre un po' sculettante. Come abbiamo fatto? Da Roma, alla lavorata. Inventa la vita, di continuo. Il mio vocal coach. Così giovane. Ma avete... No, lui mi fa fare gli esercizi. Ispirazione, espirazione, ispirazione, espirazione. Vuoi che ti dica la verità? Un po' mignot. Un po' leggera sei. Stai per dire mignot, t'ho sentito, sai. La mamma cattiva.
Lei subisce, le piace essere sgridata. Tu sei sempre tutto, Lucia, come ci si comporta, sempre pronta a giudicare. Io sarò anche un po' mignotta, perché io sono sì, mignotta, ma almeno sono viva. Forse era una litigata che doveva succedere prima. Nessuno aveva il coraggio. Lei aveva il ruolo di subire e l'altra aveva il ruolo di aggredire in qualche modo. E invece l'arrivo di questo ragazzo. Togliere lo stetoscopio mentre fate l'amore e falla parlare. E ascolta l'amore perché qua non ascoltate mai. Va tutto bene con Matilde? Mamma! Ok. Hai ragione, sono cose tue. Luca è un ragazzo di 19 anni quasi, si sta maturando, pratica da moltissimo tempo il taekwondo. Azione! Se non riesci a controllarti, è meglio che cambi disciplina. Posso essere sincero? Non mi ricordo niente. Incontro Lucia ha convinto che sia la donna con cui sono stato a letto la sera prima. No, aspetta, c'è un equivoco. Vai. Sì, così. Fammi dimenticare chi sono. Fammi essere un'altra donna. Per una serie di fattori che scoprirò poi in seguito, si sono sostituite in quel momento. E Maria con me è invece la donna che mi comprende, la donna che riesce a capirmi. Perché la tua ragazza ti ha lasciato? Perché lei sa già tutto quello che vuole, io no. Cioè? Io ho una teoria sulle donne. Una teoria? Così giovane? Le donne passano la prima parte della loro vita a fare progetti, la seconda a smontarli. Lo hai rivisto? Mi aspettava sotto casa tua. Si è messa a urlare per strada. Che dovevo fare, scusa? È un tipo focoso, eh? Come focoso? E che avete fatto, scusa? Niente. Io mi innamoro in due modi diversi di due donne diverse che in realtà stanno fingendo di essere quello che non sono. Vorrebbe combinarle perché sarebbe la donna perfetta, ma non si può. Lo scopo del film per me sempre è raccontare le nuove relazioni. Qui c'è la solitudine delle donne, giovani, belle, quarantenni che sono sole, la difficoltà della relazione con i loro coetanei e allo stesso tempo la realtà dei ragazzi di 20 anni che sono molto fragili e hanno paura del rapporto con le donne. L'idea nasce del metterli insieme, queste due richieste d'amore. Pensavo fosse più vecchio. No, e invece mi sembra perfetto per mettere su famiglia. Sai, anche lui non si ricordava niente di stanotte. Non sapeva più dove cominciava lui, dove finivo io. Tu? Io sì. Lo prendono in giro perché uno ha detto di non essere l'altra, cioè comincia una ronda tra i tre. Questo ragazzo fa vedere al mondo femminile, fa vedere a loro che dentro loro hanno un inespresso e che la grande forza che hanno acquisito le donne li disorienta e li fa sentire fragili. Dire liberamente che una donna che sta sola, che si è separata, possa avere voglia di fare l'amore, che per questo non vuol dire che domani mattina deve avere subito un altro marito o altre relazioni. Io penso che le donne lo sanno questo, però non viene così raccontato. Vi sentite in mood da commedia leggera e volete divertirvi? Per aiutarvi a scegliere un film che vi farà veramente divertire, ecco la top 10 delle migliori commedie di tutti i tempi secondo Rotten Tomatoes. Al decimo posto ci mettono Il Dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick. Al nono posto abbiamo l'animazione Disney Up, seguita da Scandalo a Filadelfia, il classico del 40 con Audrey Hepburn, James Stewart e Cary Grant. Toy Story 2 e il suo sequel Toy Story 3 sono rispettivamente al settimo e al sesto posto. Al quinto vediamo Tutti per uno del 64, il film che segue i Beatles in una serie di esilaranti avventure che fanno da contorno ad una loro esibizione. Mentre il classico Cantando sotto la pioggia di Gene Kelly è il numero 4. Poi al terzo posto si piazza Accadde una notte di Frank Capra e al secondo Tempi moderni di Charlie Chaplin. In cima alla classifica abbiamo Eva contro Eva, un film del 50 diretto da Joseph L. Mankiewicz con Bette Davis e Anne Baxter, nominato a 14 premi Oscar.
Oscar, record ineguagliato fino al 97 con Titanic, no? Che ne ha 26, tra cui l'Oscar al miglior film. Al 2016 Eva contro Eva rimane l'unico film della storia del cinema ad aver ricevuto 4 nomination agli Oscar per le interpretazioni femminili, Davis e Baxter per l'Oscar alla migliore attrice e Holm e Ritter per l'Oscar alla migliore attrice non protagonista. Assolutamente da vedere se siete veri cinefili. Ecco, fatemi sapere se siete d'accordo con questa classifica, quali sono le vostre commedie preferite in assoluto e quali volete consigliarmi. Ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao da Valeria.